Ciao, sono Gloria della libreria Liblab e questo è La Grande Fuga di Ulf Stark, edito da Iperborea. È la storia di una fuga, un'avventura di un bambino e del suo nonno. Il nonno è momentaneamente all'ospedale perché si è rotto una gamba. È il nonno un po' scorbutico, a volte dice delle parolacce, risponde male un po' a tutti e nessuno lo sopporta, né l'infermiere e neanche il figlio che sarebbe il babbo del bambino. Il bambino invece decide di andarlo a trovare. Il mio caro nonnino premette il pulsante di chiamata che penzolava sul letto e non mollò la presa finché non arrivò l'infermiera. «E adesso cosa c'è?» sibilò lei entrando. Era scocciata e non c'è da stupirsene. Il nonno chiamava in continuazione perché si annoiava, perché voleva rompere un po' le scatole, perché non aveva nient'altro da fare. Niente buche da scavare, niente pietroni da spostare, niente tetti su cui salire per pulire il camino. Porti al ragazzo un bicchiere di sciroppo di frutta e una girandola alla cannella, ordinò. No, rispose l'infermiera, questo non è un bar. E per favore, la smetta di usare il pulsante di chiamata per niente, altrimenti taglio il filo. Per tutte le... E giù una parola. L'infermiera sollevò di scatto il mento e mi guardò. Hai intenzione di sposarti prima o poi? Non lo so, risposi. Immagino di sì. Beh, allora non fare come lui. Impara a parlare come si deve. E poi se ne andò. Penso che avrebbe voluto sbattere la porta, ma non si poteva, perché sopra c'era un aggeggino che la faceva richiudere piano piano. Appena si fu chiusa, il nonno premette di nuovo il pulsante. Quando l'infermiera cacciò dentro la testa, le disse: Ha detto una cosa giusta, ora può andare. Appena prima che sparisse, mi sembrò di scorgerle un sorriso sulle labbra sottili. Risi. Era bello vedere che il nonno aveva ancora le energie per rompere le scatole. E così il bambino e il nonno organizzano una fuga, aiutati da un amico panettiere, per tornare all'isola dove il nonno aveva vissuto con la nonna. È un'avventura scoppiettante, a volte fa ridere, qualche volta mette anche un po' di nostalgia e di malinconia.